Leonardo è legato ad un letto, le braccia segnate dai tagli che si è inflitto da solo. Alla testa ha una serie di elettrodi, perché siamo alla fine degli anni 70 e l'elettroshock nei manicomi, soprattutto quelli criminali, si usa molto di frequente. E poi c'è un uomo, Tommaso si chiama, Masino per gli amici, Don Masino, anche se in quel momento di amici Don Masino ne ha pochi. È una giornata di luglio del 1984 e Don Masino è in aereo, fermo all'aeroporto di Fiumicino, dove è appena atterrato. Aspetta che siano scesi tutti i passeggeri e poi si alza ed esce anche lui, accompagnato da due uomini che sembrano sorreggerlo. Portano occhiali scuri come lui, ma Don Masino ha anche una coperta, una specie di poncio colorato che tiene sulle braccia. Quella coperta, a Don Masino, serve per nascondere le manette che gli stringono i polsi. E poi c'è un altro uomo ancora. Si chiama Salvatore e assieme ad un altro uomo sta seguendo un prete. Sotto al giubbotto Salvatore ha una pistola, perché deve fare una cosa a quel prete, Salvatore, deve ammazzarlo. E infatti il prete attraversa la piazza e loro dietro. Poi l'altro uomo gira, taglia la strada al prete e lo ferma, mentre Salvatore estrae la pistola e gliela punta alla nuca. A quel punto però il prete fa una cosa strana. Si volta, guarda Salvatore che sta per sparargli e gli sorride. Doveva morire, a cosa si interessava che questa persona non ci fosse più perché creava troppi problemi, però al suo tempo non voleva indirizzare a... non so se anche per l'opinione pubblica stessa, a indirizzare l'omicidio verso gli autori di Cosa Nostra. E quindi fare in modo che tipo un drogato, al rapino, a Borsello, è partito un colpo. Sono tutte storie che vengono dallo stesso mondo, un altro mondo che si chiama Cosa Nostra. Questa è la storia dei pentiti di Cosa Nostra, questa è la mafia che parla. A me dispiace invece che coloro che dovevano capire non capivano, perché io volevo essere fermato prima, non volevo arrivare a fare tutto questo per essere fermato. Se lei sa quello che ho fatto io, dovrebbe fare scalpore, che io l'ho fatto tutti da incensurato. Io l'ultimo reato l'ho fatto da incensurato. Poi quando Pasquale Di Filippo disse che collaborato disse chi era colui che sparava a Palermo e provincia, ecco che si è saputo di me. Per ascoltare la mafia che parla per la prima volta bisogna andare molto indietro nel tempo, quando i pentiti non si chiamavano ancora pentiti, neanche collaboratori di giustizia e neanche Cosa Nostra si chiamava così. Si chiamava ancora mafia, con due F. E nessuno sapeva bene che cosa fosse. Però faceva benissimo quello che fa anche oggi, controllare il territorio, immischiarsi in affari leciti e illeciti, condizionare la politica, uccidere. Per poter parlare di un vero e proprio fenomeno e la collaborazione con una sua consistenza, dobbiamo aspettare il secondo dopoguerra, quando abbiamo nel 1963 la dichiarazione di Giovanacci all'FBI, le confessioni di Gentile e poi appunto i collaboratori di giustizia di Cosa Nostra. E il primo collaboratore nel 1973 è Leonardo Vitale, che non fu creduto, fu considerato pazzo. Io mi sento pentito, però non è che sta a me dirlo. Cioè ci sono delle persone esperte che possono dirlo con più certezza. È la sera del 30 marzo 1973.
Negli uffici della squadra mobile di Palermo c'è un uomo che ha chiesto di parlare con il dirigente, il dottor Bruno Contrada. E poi ha continuato anche davanti al magistrato, il giudice istruttore Aldo Rizzo. Lo ascoltano tutti con grande interesse e grande sorpresa. L'uomo si chiama Leonardo Vitale ed è un mafioso. Fa parte della famiglia di Altarello di Baida, una borgata di Palermo, che è retta da suo zio Giovan Battista, detto Titta. È nella sua zona che nel 1971 viene assassinato il procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro Scaglione, assieme all'agente di scorta Antonio Lorusso. Leonardo ha fatto strada nella famiglia. Quando aveva 17 anni, lo zio Titta, per vedere se aveva fegato e se ci si poteva fidare di lui, lo aveva portato in campagna, gli aveva dato una pistola e gli aveva chiesto di uccidere un cavallo. Sì, ci si può fidare. E così, a 19 anni, lo zio Titta gli fa uccidere il primo uomo. Avevo 17 anni, cosa provare? L'idea di uccidere un cavallo, poi magari mi affascinava. Non lo so. E poi quando uccise invece quel tale che ha detto? Quella è un'altra cosa. Leonardo ha fatto strada nella famiglia mafiosa, ma adesso non ce la fa più. Sente il bisogno di liberarsi la coscienza e vuole parlare. Ecco, Leonardo Vitale è il primo vero pentito nella storia di Cosa Nostra. Pentito nel vero senso della parola, che prova rimorso e rincrescimento, che non ritrova più la propria identità nei valori della famiglia mafiosa. A differenza dei soliti confidenti, quando parla Leonardo Vitale non rischia di essere ammazzato e non rischia di essere arrestato. La sua collaborazione deriva da un senso di profondo smarrimento, da una vera e propria crisi religiosa. Così Leonardo parla. Si autoaccusa di un paio di sequestri di persona, di estorsioni e anche di due omicidi. Fornisce le prove di quello che dice. Ha ammazzato Peppino Bologna, un costruttore edile che appartiene alla mafia, con due colpi di lupara dall'alto di un muretto. Racconta dettagli che può conoscere soltanto l'assassino, come per esempio che per sparare è salito su una scaletta che non aveva notato nessuno e che invece si vede benissimo nelle fotografie del luogo del delitto. Leonardo parla, ma non parla soltanto di sé. Parla di Cosa Nostra, dei segreti che ha saputo, come il rapimento e l'omicidio di quel giornalista di Palermo, Mauro De Mauro, compiuto dalla mafia. Parla di tangenti, di rapporti con la politica, con il comune di Palermo. Parla del sindaco Vito Ciancimino. Parla anche di una commissione a capo di Cosa Nostra. Fa i nomi di Stefano Bontade e di Pippo Calò. E parla anche di alcuni personaggi in particolare, questi corleonesi. Questo Totò Riina, che allora è ancora quasi uno sconosciuto, ma che vuole diventare il capo della mafia. Tre settimane dopo aver firmato il verbale, mentre è rinchiuso nel carcere del Lucciardone, Leonardo Vitale viene sottoposto ad una perizia psichiatrica per ordine del giudice istruttore Rizzo. Un collegio di psichiatri lo giudica semi-infermo di mente, affetto da schizofrenia e in preda ad una crisi religiosa. Lei si considera malato o si considera santo? Io quello che dico io non è che può avere molta importanza. Che io posso sostituirmi a dei illuminati della scienza e dico io mi sento bene, sì. Mi sento una persona normale. Ma quando parla di Cosa Nostra, dicono gli psichiatri, Leonardo Vitale è lucidissimo e quello che racconta è del tutto attendibile. Così il processo sui fatti raccontati da Leonardo Vitale inizia nel 1977.
Per tutto il tempo, Leonardo viene tenuto in carcere e nella gabbia di sicurezza del tribunale, assieme alle persone che ha accusato. Gli avvocati della difesa si appellano a quella perizia psichiatrica per demolire le accuse di Leonardo. Altre indagini, sulla base di quello che ha raccontato, sui rapporti con la politica e sugli altri personaggi, non vengono fatte. Alla fine, gli unici ad essere condannati sono lo zio Titta e Leonardo. Undici anni tra carcere e manicomio criminale. Prima quello di Barcellona Pozzo di Gotto e poi quello di Reggio Emilia. Terapie, trattamenti, elettroshock legato al letto con le cinghie, con sulle braccia i tagli che si è procurato da solo durante le crisi. Alla fine del 1984 Leonardo viene dimesso dal manicomio e rimandato in Sicilia, in domicilio coatto. Lei parlò, lei ebbe il coraggio di parlare. E io coraggio ne ho avuto sempre poco, vero? Ne ha avuto poco, sempre perché? Perciò che lei diceva il coraggio di parlare. Io coraggio ne ho avuto sempre poco. Perché quello che disse non dimostrò coraggio? Eh? No, perché mi hanno accusato di essere pazzo, perciò semmai ha potuto dimostrare pazzia. Il 2 dicembre 1984 Leonardo Vitale sta tornando a casa dalla messa a cui è andato assieme alla madre e alla sorella, quando un uomo gli si avvicina e gli spara due colpi in testa. Qui finisce la storia di Leonardo Vitale, il primo vero pentito di Cosa Nostra. Quando viene ucciso, sono passati 10 anni dalla sua collaborazione. La mafia sa aspettare, anche tanto tempo, è vero. Ma forse il motivo è anche un altro, perché quelli sono anni molto particolari, sono gli anni Ottanta. Giovanni Falcone e gli altri magistrati del pool che istruirà il maxi processo a Cosa Nostra, infatti, nella sentenza di rinvio a giudizio di centinaia di mafiosi, parlano anche di Leonardo Vitale. Dicono che è augurabile che almeno dopo morto Vitale trovi il credito che meritava da vivo. Sì, perché tutto quello che Leonardo Vitale aveva detto nel 1973, anni dopo, negli anni Ottanta, trova conferma nelle parole di altri pentiti. Allora la mafia aveva parlato, ma nessuno l'aveva ascoltata. Adesso Cosa Nostra parla e trova qualcuno che la ascolta. Per metà degli anni Ottanta il fenomeno della collaborazione con la giustizia acquista uno spessore diverso. Non si tratta intanto più soltanto di casi sporadici ed isolati, non si tratta più soltanto di singole confidenze con singoli soggetti e le forze dell'ordine, ma si tratta di una vera e propria fuoriuscita dal mondo di Cosa Nostra. Tutto comincia con un altro mafioso che diventa un confidente della polizia, Giuseppe Di Cristina, che regge la famiglia di Riesi in provincia di Caltanissetta. Molto potente, membro della commissione, con buoni agganci in politica, a metà tra un colletto bianco e un uomo d'azione. Giuseppe Di Cristina però si è messo contro i corleonesi, che nel 1977 cercano di ammazzarlo. Speronano la sua auto in campagna, la bloccano e cominciano a sparare, ma dentro ci sono soltanto 2 delle sue guardie del corpo. Allora Di Cristina decide di collaborare con i carabinieri e, approfittando del fatto che deve andare ogni giorno a firmare in caserma, parla con il capitano Alfio Pettinato e gli racconta i progetti dei corleonesi, con lo scopo di indebolirli, farli arrestare e salvarsi così la pelle. Non ci riesce, perché il 30 maggio 1978 un gruppo di fuoco dei corleonesi lo uccide. Il rapporto del capitano Pettinato con le confidenze del boss Di Cristina, invece, finisce in un archivio e là resta per un sacco di tempo, dimenticato. Poi il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Cesare Terranova, viene ucciso per ordine di Totò Riggi.
Nel settembre del 79, un gruppo di killer apre il fuoco contro l'auto del giudice, uccidendo lui e il suo autista, il maresciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso. Il progetto di uccidere il giudice era proprio una di quelle cose che Di Cristina aveva raccontato nelle sue confidenze. Al posto di Cesare Terranova arriva un altro giudice istruttore che si chiama Rocco Chinnici. Perso tra le carte del tribunale, il giudice Chinnici trova il rapporto del capitano Pettinato, il rapporto insabbiato, lo chiama lui stesso, e lo affida ad altri due investigatori, il vicequestore Ninni Cassarà e il capitano dei carabinieri Mario D'Aleo. A Palermo hanno ucciso un magistrato e due carabinieri facendo saltare con il telecomando un'auto carica di esplosivo a pochi passi dalla casa dalla quale questa mattina il magistrato usciva per andare al lavoro. Il giudice Chinnici, il vicequestore Cassarà e il capitano D'Aleo verranno tutti uccisi da Cosa Nostra, lo sappiamo, ma questo non ferma la battaglia contro la mafia. Le notizie raccolte sulla base di quel rapporto vengono elaborate dal pool di magistrati che il nuovo capo dell'ufficio istruzione, Antonino Caponnetto, ha costituito. Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Il pool lavora in stretto contatto con l'ufficio dei sostituti procuratori che dovranno occuparsi del processo. Quando abbiamo cominciato il nostro lavoro, insomma, con questa formula inedita, cioè del gruppo di lavoro, chiamato comunemente Pool Antimafia, devo dire la verità che a tutto pensavamo tranne alla ipotesi che potessimo avere dei collaboratori di giustizia. E invece, ai primi anni Ottanta, quasi in coincidenza con l'inizio, col decollo, diciamo, del Pool Antimafia, cominciamo ad avere un primo e poi un secondo collaboratore di giustizia, diciamo, minori. Nel senso che, avendo all'interno di Cosa Nostra non un ruolo eccelso, raccontavano i fatti criminali che conoscevano. Poi succede qualcosa. Arriva il boss dei due mondi. Arriva Tommaso Buscetta, detto Don Masino. Tommaso Buscetta diventa un mafioso a 20 anni, quando entra nella famiglia di Porta Nuova. Il boss Tano Filippone ha notato questo ragazzo che gestisce lo smercio clandestino di tessere per il pane nell'immediato dopoguerra e l'ha ritenuto degno di diventare un mafioso. Tommaso Buscetta diventa presto il punto di riferimento di un traffico internazionale di stupefacenti che coinvolge l'Italia, gli Stati Uniti, il Brasile e il Messico. Buscetta era un personaggio shakespeariano, un uomo di grandi passioni, un uomo violento, estremo, nello stesso tempo molto intelligente. Tutti i mafiosi che ho conosciuto sono gente mediocre, scadente. La cosa che uno si domanda quando li conosce personalmente, ma com'è possibile? Buscetta non era un piccolo uomo. Non era un piccolo uomo e lo ha dimostrato in tutta la sua vicenda. Don Masino resta un boss anche in carcere. Viene arrestato nel 1970 nell'ambito della French Connection, che mette assieme Cosa Nostra e clan dei marsigliesi nel traffico della droga. Finisce in carcere a Lucerdone, a Palermo, dove viene trattato come un re, con ampia libertà di manovra e i pasti serviti direttamente da uno dei migliori ristoranti della città. Quando esce in semi-libertà, scappa in Sud America e ricomincia col traffico di droga. Però c'è un problema, c'è la guerra. C'è la seconda guerra di mafia che oppone i corleonesi di Totò Riina alle altre famiglie mafiose, nel tentativo di ottenere l'egemonia di Cosa Nostra. Tommasino ha evitato la prima guerra di mafia, quella degli anni 60, perché si trovava all'estero. Ma questa no. Questa mattanza, questa carneficina, che in 5 anni, dal 78 all'83, fa più di 1000 morti, questa non la può evitare. Don Masino fa parte dello schieramento sbagliato, quello delle cosiddette cosche perdenti,
di Stefano Bontade, degli Inzerillo e dei Badalamenti e dei loro alleati. I corleonesi lo cercano per ucciderlo, ma lui è all'estero, ben nascosto e ben protetto. E allora uccidono i suoi parenti, in una logica di vendette trasversali, ma anche di puro e semplice terrorismo. Buscetta aveva due figli maschi a Palermo, che con la mafia non c'entravano niente, ammazzati tutti e due. Buscetta aveva un genero, il marito della figlia, ammazzato. Poi gli ammazzavano pure un fratello e il figlio del fratello. In totale, i familiari di Don Masino, tra parenti diretti e indiretti, uccisi dai corleonesi, sono 14. Poi, nell'ottobre del 1983, la polizia brasiliana fa irruzione nella villa di San Paolo in cui Don Masino si è nascosto e lo arresta su esecuzione di un mandato internazionale spiccato dalla magistratura italiana. Il 15 luglio 1984, con la coperta sui polsi, il poncio colorato che copre le manette, Tommaso Buscetta, Don Masino, il boss dei due mondi, arriva in Italia. È accompagnato dal vicequestore Gianni De Gennaro, allora capo della Criminal Pole. Don Masino gli dice: avrei due cose da dire a lei e al dottor Falcone. E poco dopo comincia a collaborare. E Buscetta decide di fare questa scelta, di collaborare con la giustizia. Scelta indubbiamente fatta non per nobili motivi, anzi tutt'altro, per consumare le sue vendette, non potendolo fare secondo il codice mafioso, cioè non potendo rispondere al fuoco con il fuoco, perché lui era perdente, tutti i suoi accoliti erano stati ammazzati o quasi tutti, lui sceglie questa originale strada. Buscetta, dice Giovanni Falcone, è stato per noi come un professore di lingua straniera. Uno, per esempio, che ti permette di andare a parlare con i turchi passando dai gesti alla parola. Ci saranno altri pentiti, forse più importanti, che riferiranno notizie più concrete. Però Buscetta fornisce una chiave di lettura essenziale, dice Falcone, un linguaggio, un codice, il metodo per valutare quelle notizie. Con Buscetta, dice Falcone, per la prima volta ci siamo accostati sull'orlo del precipizio dove nessuno si era voluto avventurare. La famiglia prende il nome del rione dove si trova questa famiglia. Nella città di Palermo. Nella città di Palermo. Per quanto riguarda la provincia di Palermo, la famiglia prende il nome del paese dove questa è. Al di sopra di queste famiglie esiste una commissione composta da persone che vengono dette da noi o venivano dette da noi, perché io non ci sono più, commissione capi mandamenti. Questi capi mandamenti abbracciavano tre famiglie, avevano fra di loro tre famiglie scelto uno che andava a rappresentare nella commissione. Capo della commissione era, nel 1980, il signor Greco Michele. A Giovanni Falcone, ai magistrati del pool, agli investigatori che ne vagliano le informazioni, Don Masino Buscetta parla delle regole, della struttura, della funzione di Cosa Nostra nella società siciliana e italiana. Non si commette omicidio in Sicilia senza che la cupola, che non fui io, non sono stato io che ho inventato la parola cupola, ma sono stati i giornali, la commissione si riunisce e stabilisce quello che si farà nel futuro o quello che si farà l'indomani. Senza il permesso della commissione non si fa niente. La mafia parla e finalmente ha trovato qualcuno che l'ascolta. Don Masino non è l'unico che in quei primi anni 80 decide di collaborare, di pentirsi, anche se nel senso meno profondo e meno religioso del termine. Uno dei primissimi indici di riconoscimento della serietà di approccio del pentito è il fatto che gli, per così dire, voli basso. Non le manifestazioni un po' retoriche di presunto pentimento morale non hanno alcun reale significato, conoscendo la loro psicologia. Il fatto che non rinneghino il loro passato è un indice positivo di serietà della collaborazione, perché si capisce che hanno deciso di stabilire un rapporto non ingannevole con il proprio interlocutore, e poi soprattutto il fatto che volino basso, cioè che comincino a parlare di fatti commessi personalmente, indicando luoghi, circostanze, complicità riscontrabili. Salvatore Contorno, detto Totuccio, è un membro della famiglia della borgata di Palermo di Santa Maria di Gesù, un uomo di Stefano Bontade.
Quando Bontade viene ammazzato dai corleonesi di Totorina, Totuccio Contorno sa che prima o poi toccherà a lui. E infatti si salva da un attentato nel giugno del 1981. Allora Contorno si fa avvicinare dal vicequestore Ninni Cassarà, che dirige la squadra mobile di Palermo, e quando viene arrestato chiede di poter parlare con Don Masino Buscetta. C'è ancora bisogno di una benedizione, di un permesso, di qualcosa per infrangere quelle regole che Cosa Nostra ha fissato nel carattere dei suoi affiliati. Buscetta gli dice: Cosa Nostra è finita, Totuccio puoi parlare. E Totuccio Contorno inizia a collaborare. Un giorno mi manda a chiamare il giudice Falcone, e mi vuole parlare e mi dice: Salvici, a lei lo vogliono fare fuori a Caccia di Novara. Ci sta a me, ma non mi vuole fare fuori nessuno. E c'erano dei napoletani, un certo Pasquale Cartonaro, detto, un altro nome che non ricordo, e gli offrivano 300 milioni per farmi fuori a me. E così dopo sono partito di blocca e ho messo a collaborare. Anche Francesco Marino Mannoia è un mafioso di Santa Maria di Gesù. Era fino a droga per Stefano Bontade. Quando Bontade viene ucciso, passa con i corleonesi e nel 1986 viene arrestato. Quando i corleonesi gli ammazzano il fratello, che fa parte della famiglia rivale di Ciaculli, Mannoia decide di collaborare, anche se i corleonesi gli ammazzano, nello stesso giorno, la zia, la sorella e la madre. Antonino Calderone, invece, è un mafioso di Catania, che è divisa tra le famiglie alleate di Stefano Bontade, come la sua, e quelle alleate dei corleonesi, come quella di Nitto Santa Paola. Nella guerra di mafia Calderone perde un fratello e quando viene arrestato e capisce che presto verrà ucciso anche lui, decide di collaborare. Non mi dà fastidio di essere pentito, perché sono veramente pentito di quello che ho fatto. Io sono veramente pentito. Io me ne sono andato dalla Sicilia e non avevo mai lavorato manualmente, sì, mi sono messo a lavorare io e mia moglie manualmente, a fare proprio il lavoro più umile, e mi sentivo felice, mi sentivo un uomo rinato, perché non avevo più quella cappa, quel peso, la notte non dormivo, dovevo dormire col telefono staccato, perché da un momento all'altro se mi si telefonava io dovevo uscire, dovevo andare con loro a fare qualche cosa. Sono tanti i mafiosi che parlano in quegli anni, per non essere uccisi, per non restare in carcere, per vendicarsi. Sono quasi 400. Non è facile, perché non esiste una vera e propria legge sul cosiddetto pentitismo di mafia. Le norme che usano i magistrati sono ancora quelle della legge Cossiga del febbraio del 1980, nata per gestire i pentiti del terrorismo degli anni di piombo. E ci sono anche brutte esperienze, come quelle che riguardano la camorra napoletana, che di fronte alla decadenza della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, di fronte alla prospettiva di essere ammazzati o di finire in prigione, produce in due anni, dal 1982 al 1984, tantissimi pentiti. I primi, diciamo, collaboratori di giustizia si erano manifestati con riferimento a fatti di camorra. E purtroppo, forse anche per una mancanza di esperienza, per certi versi anche comprensibili, questi pentiti raccontarono delle cose, insomma, che non stavano in cielo né in terra. Ripeto, cito il caso Tortora perché è quello più noto mediaticamente, anche per rivolgere un rispettoso ricordo a questa vittima vera dell'ingiustizia. E poi ci sono le polemiche. Sono in molti a chiedersi perché lo Stato dovrebbe trattare con i mafiosi, perché dovrebbe concedergli sconti di pena e premi in denaro quando invece dovrebbero stare in galera per quello che hanno fatto, e perché lo Stato dovrebbe rendersi complice delle loro vendette, attaccando e arrestando quelli che i mafiosi indicano. Vendette criminali contro altri criminali. In che senso lei considera pericoloso il pentitismo? Perché ad un certo punto il pentitismo potrà dare dei frutti curiosi.
Per cui lo Stato si può anche trovare alleato di una determinata cosca contro altra o altre cosche. È lo stesso pericolo che già ravvisavo nel pentitismo delle Brigate Rosse, e che anche se ha dato dei frutti sul piano poliziesco apprezzabile, non mi pare che sia stata lasciata giusta, perché c'è libera gente che ha ammazzato e c'è dentro gente che non ha ammazzato. Allora il problema è questo: il collaboratore di giustizia è una realtà di fronte alla quale lo Stato, e per lui chi lo rappresenta, in quel caso noi, deve essere molto cinico. Si fa un bilancio. Vale la pena? Il 10 febbraio del 1986 inizia il maxi processo di Palermo. Quali sono i poteri di questa commissione? Che il cosa delibera? I poteri della commissione sono il controllo della Cosa Nostra stessa. E delibera, delimita le azioni della singola famiglia per farla andare consone con le intenzioni della commissione. Quindi è un potere di controllo sulla al Cosa vertice. Nostra. Sulla base delle indagini del pool di magistrati investigatori e sulla base delle dichiarazioni dei pentiti, primo fra tutti Don Masino Buscetta, vengono rinviate a giudizio 475 persone. Il 16 dicembre del 1987 i giudici della Corte d'Assise di Palermo si riuniscono per decidere, con la benedizione di Michele Greco, detto il Papa della Mafia. Io desidero farvi un augurio, io vi auguro la pace, signor Presidente, a tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza. È quella che ci vogliamo anche noi. 365 condanne, 2.665 anni di carcere, 19 ergastoli. Sentenze in gran parte confermate dalla Corte di Cassazione nel 1992. Se questa volta non è finita con le solite assoluzioni per insufficienza di prove, come era accaduto prima con quasi tutti i processi di mafia, in gran parte è perché chi aveva parlato prima, con carabinieri e polizia, stava anche al processo, dopo, a confermare le accuse. Il maxi processo si è concluso con una serie di condanne definitive che Cosa Nostra e Totò Riina non vogliono accettare. I corleonesi reagiscono ammazzando amici e nemici con una logica terrorista di tipo stragista. Bombe a Milano, Firenze e Roma. La strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio. Lo Stato reagisce con l'attività investigativa e con le leggi, come il 41 bis, il carcere duro, che isola i mafiosi, limitandone i contatti anche con i familiari. Chi la vince questa guerra? Perché ormai è di questo che si tratta, una guerra senza limiti e senza regole. I corleonesi di Totò Riina e di Bernardo Provenzano ammazzano senza pietà uomini, donne e bambini sulla base di un sospetto o di un istinto. Chi sarà la prossima vittima? Gaspare Mutolo è un pezzo grosso. Asparino, come lo chiamano gli amici, è un mafioso della famiglia di Partanna Mondello, di Saro Riccobono, ma soprattutto è l'autista di fiducia e il guardaspalle di Totò Riina. Verso la fine del 74 mi chiama Salvatore Riina in via del Corso dei Mille
in un garage che aveva un certo Filippo Marchese, e mi dice, la cosa dice Gasperi, dice, te l'hanno comunicato che... Sì, sì, mi hanno comunicato che io sono a disposizione per qualsiasi cosa, va bene. Traffici di droga con il Medio Oriente attraverso bagagli di turisti cinesi compiacenti mai controllati. Partecipazioni negli appalti di palazzi e villette a Mondello. Sequestri di persona nel nord Italia. Asparino fa un sacco di soldi. Era l'era dello champagne, perché quando io andavo nel ristorante con delle persone, quasi sempre donne, diciamo, pagavo sempre io e a tavola non si metteva niente, non si metteva né vino né acqua, ma si metteva soltanto champagne. Ma non ci sono soltanto lo champagne e i soldi nella vita di Asparino. Essere un pezzo grosso di Cosa Nostra, essere il braccio destro di Saro Ricobono e l'autista di Totò Riina, significa saper usare le armi. Essere un corleonese significa saper uccidere, farlo bene e senza pensarci due volte. Fare un omicidio non è, dopo la prima volta magari uno si può sentire un pochettino amareggiato, non è, però dopo uno ci prende il callo e non fa niente. Quello che si rimane male, ci sono persone magari che ci viene di rigetta, è quando si strangola a una persona, perché automaticamente uno vede attimo per attimo quella persona che va morendo, insomma, e i sintomi che dà. Ma io fortunatamente, diciamo, gli omicidi che ho fatto sono stati prima che diversi con le armi da fuoco, insomma, soltanto uno con il coltello incetto. L'era in cui, diciamo, dopo entra Salvatore Riina e sperimentano l'acido, cioè è ancora più brutto, perché si vedono alle persone che vanno scomparendo piano piano. Ma prima ancora dell'acido si usavano, diciamo, o delle forte griglie di attivo che vuole arrostire la carne, perché il corpo umano, cioè, con il fuoco si brucia. Rimangono soltanto due cose che non si bruciano, credo che sia la milza e un'altra cosa, il rognone, insomma. Poi Gaspare Mutolo finisce in carcere, condannato nel maxi processo, e da lì assiste a tutta quella mattanza, morti ammazzati, stragi, vendette trasversali, senza limiti e senza regole. Viene a sapere che forse verrà ammazzato anche lui quando uscirà per decorrenza termini. Ovviamente a balenare a me questo pensiero che io potessi collaborare. Però sono così. Mia moglie capisce, dice, ma scusa, ma questi poliziotti che infatti viene a colloquio e mi dice, ma cosa stai combinando? Dice, non ti preoccupare, tu pensi che io faccio qualche cosa male per noi? Io devo fare qualche cosa, insomma, non si può continuare così. Salvatore Cancemi, invece, membro della commissione di Cosa Nostra, si pente dopo aver partecipato ad una riunione in cui Totò Riina e Leoluca Bagarella elencano una lunga fila di nomi di persone da eliminare. A Cancemi scappa detto, tra sé, ma come? Proprio tutti li dobbiamo ammazzare? Totò Riina e Leoluca Bagarella si scambiano un'occhiata senza dire niente. È solo una frazione di secondo, ma Cancemi sa che da quel momento è morto, perché ha espresso un dissenso e adesso penseranno che di lui non ci si può più fidare. Così, finita la riunione, Salvatore Cancemi va direttamente dai carabinieri a collaborare. Quello che ha mancato in noi è completamente la fiducia verso la costituzione di Cosa Nostra, che Cosa Nostra non era più una mafia dignitosa, rispettata, ma era una mafia soltanto ai tradimenti verso i propri compagni. La mafia parla, e molto. Il numero di persone che decidono di collaborare e che vengono da Cosa Nostra, dall''Ndrangheta, dalla Sacra Corona Unita, dalla Camorra e anche da altre organizzazioni, come per esempio la Mafia del Brenta, arriva ad un massimo di 1240 in quegli anni. 428 vengono da Cosa Nostra. I pentiti debbono portare il riscontro, signor Presidente. I pentiti non debbono dire, oppure lei mi viene a dire a me, ma è più di uno che lo dice. Signor Presidente, ma che cos'è più di uno? Che sono tutte a braccio e che sono gestite. La prima legge organica che estende i benefici della collaborazione anche ai reati del 416 bis, cioè l'associazione a delinquere di stampo mafioso, è del 1991.
Con la legge 82 del 1991, per chi parla, fornisce notizie sull'organizzazione e i suoi delitti ed evita che ne vengano compiuti altri, c'è l'esclusione dell'ergastolo, forti riduzioni di pena, programmi di protezione per collaboranti e parenti, premi in denaro e un assegno di mantenimento. È una legge che suscita da subito molte polemiche. Continua a dire non mi sta bene, perché noi siamo vittime e loro sono carnefici. Potranno essere collaboratori come volete, servono, non ho mai detto il contrario. Ma questa legge va cambiata. Sono in molti a non approvare la legge. Per esempio, perché dare soldi, a volte molti soldi, a dei criminali, a delle persone che hanno passato la loro vita a commettere reati, ad ammazzare la gente? E poi perché non mettere in galera chi se lo merita? Uno ruba, ammazza, mette le bombe, poi si pente ed è come se non fosse successo niente. Anzi, qualche volta, quando esce, ricomincia a commettere reati. Faccio l'esempio, noi abbiamo avuto Di Matteo, Balduccio Di Maggio, Contorno nel periodo dell'89, cioè abbiamo avuto collaboratori che poi abbiamo pagati, protetti allo Stato, eccetera, che poi sono venuti sul territorio siciliano a commettere nuovamente reati sotto protezione. Balduccio Di Maggio, per esempio, mentre è sottoposto a programma di protezione, organizza attentati contro i suoi ex rivali di San Giuseppe Jato. Cerca di taglieggiare un imprenditore toscano e cerca anche di mettere in piedi un traffico di stupefacenti. Salvatore Contorno viene denunciato per ricettazione e spaccio di stupefacenti, mentre Gioacchino La Barbera, che aveva collaborato sulla strage di Capaci, alla quale aveva partecipato lui stesso, viene ritrovato con un quantitativo di esplosivo che vorrebbe utilizzare contro i suoi ex avversari, pentiti con licenza di uccidere, così li chiama la stampa, contraria alla legge sui pentiti. Gli incentivi diventano eccessivi, venivano subito scarcerati, venivano protetti, scortati, gli veniva dato un contributo economico certe volte notevole, si muovevano con grandissima libertà al di fuori del carcere. Questo fatto disgustò alcune vittime della mafia, che si trovarono in situazioni imbarazzanti, si ritrovarono al cinema, scortati, seduti tranquillamente a guardarsi il film. Gente che l'anno prima, due anni prima, aveva ucciso o sciolto nell'acido dei loro parenti stretti. Si approfittò di questi fatti, di errori di superficialità, di approssimazione nella gestione dei pentiti, per montare una grande campagna contraria. Cosa Nostra intanto continua a parlare. Anche i pezzi grossi, anche i boss, anche i corleonesi. Parla Giovanni Brusca, boss di San Giuseppe Jato, quello che prende il posto di Totò Riina a capo dei corleonesi dopo che Riina viene arrestato. L'uomo che spinge il pulsante del telecomando che fa saltare in aria il giudice Giovanni Falcone e quelli che viaggiano con lui. Quando lo arrestano, dopo una serie di ritrattazioni e tentativi di depistaggio, collabora e si accusa, tra le altre cose, di 150 omicidi, ordinati o commessi personalmente. Parla Antonino Giuffrè, boss del mandamento di Caccamo, arricchitosi con gli appalti miliardari della zona dei Termini Merese, braccio destro di Bernardo Provenzano. I mafiosi parlano. Raccontano stragi, omicidi, estorsioni. Fanno i nomi di insospettabili e incensurati uomini di mafia. Svelano covi e nascondigli e portano alla cattura dei latitanti più ricercati, come lo stesso Totò Riina. Parlano anche di vecchi misteri, dei misteri italiani, come la morte del presidente dell'ENI, Enrico Mattei. La scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. La morte del banchiere Roberto Calvi. Parlano di episodi della strategia della tensione, come il golpe borghese. La seconda ondata di pentiti parla anche di società civile, di collusione e di contatti, parla di politica. Prima non l'aveva fatto.
Certo, Leonardo Vitale, Giuseppe Di Cristina e prima ancora Salvatore D'Amico avevano accennato a certe cose. Però quelli erano altri tempi e loro stavano ancora a metà tra un collaboratore di giustizia e un confidente di polizia. E anche dopo, quando erano arrivati pentiti, quando era arrivato Buscetta, certi argomenti erano rimasti fuori dalla porta del magistrato. Don Masino lo aveva detto chiaramente a Giovanni Falcone, quando gli aveva chiesto dei contatti tra Cosa Nostra e la politica. Giovanni Falcone, poverino, che in pace mai parlato, io non ho remore, non avrei avuto remore a parlare di politica se sarebbero state suffragate da prove. Adesso però le cose sono diverse. Adesso sono gli anni 90 ed è caduto il muro di Berlino. La situazione politica internazionale è cambiata, sta cambiando anche quella nazionale con la tempesta di Mani Pulite, sta cambiando tutto. Eccolo, stanno tirando di tutto! E poi ci sono state le stragi di mafia, la politica terroristica dei corleonesi. Cosa Nostra non ha più le coperture politiche di una volta, ne sta cercando altre, forse ne ha già trovate, ma non è più come un tempo. Adesso si può parlare anche di politica, dice Don Masino Buscetta. E infatti il primo a parlarne è lui. I politici sono stati il condimento della mafia, perché senza i politici difficilmente avrebbero potuto succedere tutte le cose che sono successe nella nostra terra, nella mia terra. Sono tanti i pentiti che parlano di politica dopo Tommaso Buscetta. Fanno nomi importanti della prima e della seconda repubblica, tra i quali il più grosso, sicuramente, è quello di Giulio Andreotti. Ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato. La reazione è arrivata quando gli interessi politici colpiti si sono coalizzati, hanno approfittato di errori nella gestione dei pentiti, errori che sono consistiti in privilegi eccessivi dati ai pentiti, incentivi assolutamente sproporzionati. Nel febbraio del 2001, dopo un lungo iter parlamentare, viene approvata a larga maggioranza la nuova legge sui pentiti. La legge mantiene le riduzioni di pena e l'assegno di mantenimento, ma modifica la legge precedente in alcuni punti. Il pentito dovrà comunque scontare un quarto della pena. La sua protezione durerà soltanto finché durerà l'effettivo stato di pericolo, non importa se i processi sono ancora in corso. Accederà ai benefici di legge soltanto dopo che la sua collaborazione verrà ritenuta valida e inedita. Il pentito avrà 180 giorni per raccontare tutto quello che sa. L'idea in sé astrattamente ha una sua logica, però, ecco, e qui stanno i difetti, non tiene affatto conto della realtà in cui ci muoviamo. Se un pentito, e tutti i pentiti importanti sono così, vengono da decenni in cui il commettere delitti, omicidi, estorsioni, l'intrattenere rapporti di spicciola o meno spicciola o più alta corruzione o rapporti di scambio con esponenti della pubblica amministrazione costituiva il loro lavoro quotidiano. Com'è possibile credere che 40 anni di questo vissuto quotidiano possano essere ricordati e compiutamente riferiti nell'arco di 180 giorni. Altra modifica alla legge. Il pentito è obbligato a dichiarare tutti i beni in suo possesso, sia quelli di provenienza illecita che quelli di provenienza lecita. Lo Stato, in via cautelativa, sequestra tutto. Norme necessarie per ristabilire la giustizia e ridurre gli eccessi, dice qualcuno. Norme eccessive che di fatto scoraggiano la collaborazione, dice qualcun altro. Così si eliminano gli sprechi, così si toglie dalle mani dei magistrati un'arma importante. Giuste o sbagliate che siano le norme, eccessive o necessarie, negli anni successivi il numero dei collaboratori di giustizia, dei pentiti, non cresce più, ma anzi cala. Tanto che sotto il programma di protezione, dei 428 pentiti di Cosa Nostra del 1996, ne restano soltanto 237 nel 2007.
piano piano Cosa Nostra smette di parlare. Se i mafiosi pensano di appartenere ad una struttura che sta perdendo, allora le collaborazioni si moltiplicano. Se pensano di appartenere ad una struttura che, sebbene loro stiano in carcere, può tutelarli meglio dello Stato, e allora non si pentono. Cosa Nostra parla e racconta di una quotidianità che è ancora più inquietante e pericolosa degli omicidi e delle stragi, che quando avvengono ammazzano un sacco di gente innocente, ma testimoniano comunque della debolezza di un sistema. La vera forza di Cosa Nostra è questo infilarsi in modo silenzioso e naturale, ambientale, nella vita di tutti i giorni. Come un virus, come un gas, la mafiosità avvelena tutto, soprattutto la politica. Io la mafia l'ho vissuta fin da bambino, nel senso che Villabate è un paese assolutamente immerso in problemi di mafia, storicamente molto fortemente connotato con una presenza di mafia forte. Francesco Campanella, per esempio, è un ragazzo di 17 anni che vuole fare politica. È intelligente, brillante, ambizioso, vuole fare carriera, vuole diventare qualcuno, e allora si iscrive ai giovani della DC, che in quegli anni, siamo all'inizio degli anni 90, ma più o meno da sempre, a Villabate, che è il paese di Francesco, sono il partito di maggioranza. Però a Villabate e anche nella famiglia Campanella c'è anche qualcos'altro. La mia famiglia, la mia personale famiglia è una famiglia onesta, mio papà, mia mamma, anche i miei nonni, sia materni che paterni, erano abbastanza, come dire, lontani da questo ambiente, seppur poi, come in un paese ci si conosce tutti, si è imparentati, avevamo comunque vicinanze con persone che erano molto vicine ad ambienti mafiosi. Fa carriera in fretta, Francesco Campanella. Entra nella corrente dell'allora ministro Calogero Mannino. Totò Cuffaro lo nomina responsabile della DC giovanile di Villabate. Ci sono le elezioni comunali e Francesco Campanella si candida in una lista civica collegata al suo partito. Ricordo che venne mio cugino Francesco Cottone, figlio di uno degli avvocati Cottone, e mi disse, ma tu hai chiesto il permesso per candidarti? E io rimasi anche lì stranito, erano le prime esperienze, ho detto, ma il permesso a chi? Io sono il segretario del Movimento Giovanile, mi spetta il diritto di andare in lista, mi voglio candidare, vado in lista. No, dice, tu hai chiesto il permesso alla mafia. Francesco Campanella chiede permesso alla mafia e lo ottiene facilmente. I suoi zii mafiosi sono pezzi grossi. La sua famiglia ha legame con il Greco, Michele Greco, il papa di Cosa Nostra. Francesco fa carriera, diventa presidente del consiglio comunale, dove siedono anche altri come lui, che hanno chiesto il permesso alla mafia e che adesso in cambio fanno favori, stanziano soldi, firmano delibere, che sono quelle che vuole Cosa Nostra, nell'interesse di Cosa Nostra e non nell'interesse dei cittadini. Io sono diventato mafioso senza accorgermene e credo che in Sicilia sono tantissime le persone che diventano mafiose senza accorgersene. Perché è un susseguirsi di eventi così veloce, soprattutto nell'ambito della politica e dell'imprenditoria, che nel giro di pochi anni tu ti svegli e sei un mafioso. E non lo sai. Sai quando io ho avuto la percezione di essere diventato un mafioso? Quando una volta deciso di collaborare mi sono seduto davanti ai magistrati e il dottor Pignatone mi fece la prima domanda e mi disse, ma lei è un uomo d'onore? Ed è lì che io ebbi una titubanza a rispondere, aspettai un paio di minuti e dissi, e ho risposto, avendo in quel istante la consapevolezza di essere un mafioso, perché ho detto, se lei per uomo d'onore intende una persona affiliata, quindi ritualmente affiliata, così come ho letto nei giornali, la mia risposta è no. Io non sono stato affiliato, non ho avuto nessun rito di affiliazione. Se lei per un uomo d'onore mafioso intende una persona che ha vissuto in questo contesto e con il mio agire, quindi con i fatti che ho messo in essere nel mondo politico imprenditoriale e non, ho agevolato l'organizzazione mafiosa e quindi sono stato parte della famiglia mafiosa di Villabate, devo dire sì. E lì in quell'istante mi sono reso conto di essere un mafioso. È un mafioso, Francesco Campanella, e come tale esegue gli ordini della mafia, anche più particolari. Come nel 2001, quando si fa dare da un funzionario del comune di Villabate un documento di identità, che eventualmente dovrà essere usato da un latitante che deve andare a farsi curare all'estero, in Francia.
perché è malato quel latitante. Ma soprattutto è Bernardo Provenzano, che allora è il capo di Cosa Nostra e non può certo muoversi liberamente. Poi un giorno arriva la legge e Francesco viene arrestato. In quel momento c'è stato uno strappo, mi sono reso conto che stava crollando tutto e quindi hai il tempo per pensare e capisci che veramente hai fatto le cose drammatiche, che hai bruciato la tua vita, che non c'è nulla di positivo che potrà avvenire in futuro. E quindi comincia un periodo, un percorso interiore che va da gennaio a settembre, non è un giorno, sono 9 mesi. E ti assicuro che 9 mesi non passano mai, perché ogni minuto è pesantissimo, perché tu ogni minuto rivivi tutto quello che hai fatto in 25, in 30 anni della tua vita. La mafia parla, Cosa Nostra parla, racconta la quotidianità del delitto e della corruzione, i suoi rapporti con la società e con la politica. Però i pentiti, Cosa Nostra che parla, raccontano anche un'altra cosa. Raccontano le meschinità del sistema e dei suoi personaggi. Raccontano di un onore che c'è soltanto nei riti di iniziazione, di uomini d'onore che in realtà sono uomini del disonore, come li definisce il pentito Antonino Calderone. Esaltano una storia di amicizia, di lealtà, di valore e di virtù. E poi invece raccontano una storia fatta di sospetti e di tradimenti, di odi e di paure. I pentiti raccontano i boss e parlano delle loro manie, dei loro tic e dei loro vizi. È difficile, dopo tutto quello che hai fatto, tu parlare di te, cioè... Io posso dire oggi sono in grazia di Dio, perché poi qualcuno può dire tutti quelli che sono morti, i genitori, via dicendo. Però se noi non togliamo queste persone che fanno queste cose, si fa più fatica. Cioè se io non facevo questa scelta qui, io ho 2 figli maschi, questi per forza di cose entravano a far parte di Cosa Nostra, a fare i mafiosi. Non si scappava mica. Cosa Nostra parla e chi la sa ascoltare capisce che aveva ragione Giovanni Falcone quando diceva che la mafia è un fatto umano che ha un inizio, una metà e una fine. Gaspare Mutolo è un pezzo grosso. Asparino, come lo chiamano gli amici, è un mafioso della famiglia di Partanna Mondello, di Saro Ricobono, ma soprattutto è l'autista di fiducia e il guardaspalle di Totò Riina. Verso la fine del 74 mi chiama Salvatore Zina in via del Corso dei Mille, in un garage che aveva un certo Filippo Marchese, e mi dice... La cosa dice Gaspari, dice, te l'hanno comunicato che... Sì, mi hanno comunicato che io sono a disposizione per qualsiasi cosa, va bene. Traffici di droga con il Medio Oriente attraverso bagagli di turisti cinesi compiacenti mai controllati. Partecipazioni negli appalti di palazzi e villette a Mondello. Sequestri di persona nel nord Italia. Asparino fa un sacco di soldi. Era l'era dello champagne, perché quando io andavo nel ristorante con delle persone, quasi sempre donne, diciamo, pagavo sempre io e a tavola non si metteva niente, non si metteva né vino né acqua, ma si metteva soltanto champagne. Ma non ci sono soltanto lo champagne e i soldi nella vita di Asparino.
essere un pezzo grosso di Cosa Nostra, essere il braccio destro di Saro Riccobono e l'autista di Totò Riina, significa saper usare le armi. Essere un corleonese significa saper uccidere, farlo bene e senza pensarci due volte. Fare un omicidio non è, dopo la prima volta magari uno si può sentire un pochettino amareggiato, non è, però dopo uno ci prende il callo e non fa niente. Quello che si rimane male, ci sono persone magari che ci viene di rigetta, è quando si strangola a una persona, perché automaticamente uno vede attimo per attimo quella persona che va morendo, insomma, e i sintomi che dà. Ma io fortunatamente, diciamo, gli omicidi che ho fatto sono stati prima che diversi con le armi da fuoco, insomma, soltanto uno con il coltello incetto. L'era in cui, diciamo, dopo entra Salvatore Riina e sperimentano l'acido, cioè è ancora più brutto, perché si vedono alle persone che vanno scomparendo piano piano, ma prima ancora dell'acido si usavano, diciamo, o delle porte griglie di attivo che vuole arrostire la carne, perché il corpo umano, cioè, con il fuoco si brucia, rimangono soltanto due cose che non si bruciano. I politici colpiti si sono coalizzati, hanno approfittato di errori nella gestione dei pentiti, errori che sono consistiti in privilegi eccessivi dati ai pentiti, incentivi assolutamente sproporzionati. Nel febbraio del 2001, dopo un lungo iter parlamentare, viene approvata a larga maggioranza la nuova legge sui pentiti. La legge mantiene le riduzioni di pena e l'assegno di mantenimento, ma modifica la legge precedente in alcuni punti. Il pentito dovrà comunque scontare un quarto della pena. La sua protezione durerà soltanto finché durerà l'effettivo stato di pericolo, non importa se i processi sono ancora in corso. Accederà ai benefici di legge soltanto dopo che la sua collaborazione verrà ritenuta valida e inedita. Il pentito avrà 180 giorni per raccontare tutto quello che sa. L'idea in sé astrattamente ha una sua logica, però, ecco, e qui stanno i difetti, non tiene affatto conto della realtà in cui ci muoviamo. Se un pentito, e tutti i pentiti importanti sono così, vengono da decenni in cui il commettere delitti, omicidi, estorsioni, l'intrattenere rapporti di spicciola o meno spicciola o più alta corruzione o rapporti di scambio con esponenti della pubblica amministrazione costituiva il loro lavoro quotidiano. Com'è possibile credere che 40 anni di questo vissuto quotidiano possano essere ricordati e compiutamente riferiti nell'arco di 180 giorni? Altra modifica alla legge. Il pentito è obbligato a dichiarare tutti i beni in suo possesso, sia quelli di provenienza illecita che quelli di provenienza lecita. Lo Stato, in via cautelativa, sequestra tutto. Norme necessarie per ristabilire la giustizia e ridurre gli eccessi, dice qualcuno. Norme eccessive che di fatto scoraggiano la collaborazione, dice qualcun altro. Così si eliminano gli sprechi, così si toglie dalle mani dei magistrati un'arma importante. Giuste o sbagliate che siano le norme, eccessive o necessarie, negli anni successivi il numero dei collaboratori di giustizia, dei pentiti, non cresce più, ma anzi cala. Tanto che sotto il programma di protezione, dei 428 pentiti di Cosa Nostra del 1996, ne restano soltanto 237 nel 2007. Piano piano, Cosa Nostra può continuare così. Salvatore Cancemi, invece, membro della commissione di Cosa Nostra, si pente dopo aver partecipato ad una riunione in cui Totò Riina e Leoluca Bagarella elencano una lunga fila di nomi di persone da eliminare. A Cancemi scappa detto, tra sé: ma come? Proprio tutti li dobbiamo ammazzare?
Totò Riner e Luca Bagarella si scambiano un'occhiata senza dire niente. È solo una frazione di secondo, ma Cancemi sa che da quel momento è morto, perché ha espresso un dissenso e adesso penseranno che di lui non ci si può più fidare. Così, finita la riunione, Salvatore Cancemi va direttamente dai carabinieri a collaborare. Quello che ha mancato in noi è completamente la fiducia verso la costituzione di Cosa Nostra, che Cosa Nostra non era più una mafia dignitosa, rispettata, ma era una mafia soltanto ai tradimenti verso i propri compagni. La mafia parla, e molto. Il numero di persone che decidono di collaborare e che vengono da Cosa Nostra, dall''Ndrangheta, dalla Sacra Corona Unita, dalla Camorra e anche da altre organizzazioni, come per esempio la mafia del Brenta, arriva ad un massimo di 1240 in quegli anni. 428 vengono da Cosa Nostra. I pentiti debbono portare il riscontro, signor Presidente. I pentiti non debbono dire, oppure lei mi viene a dire a me, ma è più di uno che lo dice. Signor Presidente, ma che cos'è più di uno? Che sono tutti a braccio e che sono gestiti. La prima legge organica, che estende i benefici della collaborazione anche ai reati del 416 bis, cioè l'associazione a delinquere di stampo mafioso, è del 1991. Con la legge 82 del 1991, per chi parla, fornisce notizie sull'organizzazione e i suoi delitti ed evita che ne vengano compiuti altri, c'è l'esclusione dell'ergastolo, forti riduzioni di pena, programmi di protezione per collaboranti e parenti, premi in denaro e un assegno di mantenimento. È una legge che suscita da subito molte polemiche. Continua a dire non mi sta bene, perché noi siamo vittime e loro sono carnefici. Potranno essere collaboratori come volete, servono. Non ho mai detto il contrario, ma questa legge va cambiata. Sono in molti a non approvare la legge. Per esempio, perché dare soldi, a volte molti soldi, a dei criminali, a delle persone che hanno passato la loro vita a commettere reati, ad ammazzare la gente? E poi perché non mettere in galera chi se lo merita? Uno ruba, ammazza, mette le bombe, poi si pente ed è come se non fosse successo niente. Anzi, qualche volta, quando esce, ricomincia a commettere reati. Faccio l'esempio, noi abbiamo avuto Di Matteo, Balduccio Di Maggio, Contorno nel periodo dell'89, cioè abbiamo avuto Se lei per un uomo d'onore mafioso intende una persona che ha vissuto in questo contesto e con il mio agire, quindi con i fatti che ho messo in essere nel mondo politico, imprenditoriale e non, ho agevolato l'organizzazione mafiosa e quindi sono stato parte della famiglia mafiosa di Villabate, devo dire sì. E lì in quell'istante mi sono reso conto di essere un mafioso. È un mafioso, Francesco Campanella, e come tale esegue gli ordini della mafia, anche più particolari, come nel 2001, quando si fa dare da un funzionario del comune di Villabate un documento di identità, che eventualmente dovrà essere usato da un latitante che deve andare a farsi curare all'estero, in Francia, perché è malato quel latitante, ma soprattutto è Bernardo Provenzano, che allora è il capo di Cosa Nostra e non può certo muoversi liberamente. Poi un giorno arriva la legge e Francesco viene arrestato. In quel momento c'è stato uno strappo, mi sono reso conto che stava crollando tutto e quindi hai il tempo per pensare e capisci che veramente hai fatto le cose drammatiche, che hai bruciato la tua vita, che non c'è nulla di positivo che potrà avvenire in futuro. E quindi comincia un periodo, un percorso interiore che va da gennaio a settembre, non è un giorno, sono 9 mesi. E ti assicuro che 9 mesi non passano mai, perché ogni minuto è pesantissimo, perché tu ogni minuto rivivi tutto quello che hai fatto in 25, in 30 anni della tua vita. La mafia parla, Cosa Nostra parla, racconta la quotidianità del delitto e della corruzione, i suoi rapporti con la società e con la politica. Però i pentiti, Cosa Nostra che parla, raccontano anche un'altra cosa. Raccontano le meschinità del sistema e dei suoi personaggi. Raccontano di un onore che c'è soltanto nei riti di iniziazione, di uomini d'onore che in realtà sono uomini del disonore, come li definisce il pentito Antonino Calderone. Esaltano una storia di amicizia, di lealtà, di valore e di virtù. E poi invece raccontano una storia fatta di sospetti e di tradimenti, di odi e di paure. I pentiti raccontano i boss e parlano delle loro manie, dei loro tic e dei loro vizi. È difficile, dopo tutto quello che hai fatto, tu parlare di te, cioè,
io posso dire oggi sono in grazia di Dio, perché poi, poi qualcuno può dire tutti quelli che sono morti, i genitori, via dicendo. Però se noi non togliamo queste persone che fanno queste cose, si fa più fatica. Cioè, se io non facevo questa scelta qui, io ho due figli maschi, questi per forza di cose entravano a far parte di Cosa Nostra, a fare i mafiosi. Non si scappava mica. Cosa Nostra parla. E chi la sa ascoltare capisce che aveva ragione Giovanni Falcone quando diceva che la mafia è un fatto umano che ha un inizio, una metà e una fine. Mancanza di esperienza, per certi versi anche comprensibili, questi pentiti raccontarono delle cose, insomma, che non stavano in cielo né in terra. Ripeto, cito il caso Tortora perché è quello più noto mediaticamente, anche per rivolgere un rispettoso ricordo a questa vittima vera dell'ingiustizia. E poi ci sono le polemiche. Sono in molti a chiedersi perché lo Stato dovrebbe trattare con i mafiosi, perché dovrebbe concedergli sconti di pena e premi in denaro quando invece dovrebbero stare in galera per quello che hanno fatto, e perché lo Stato dovrebbe rendersi complice delle loro vendette, attaccando e arrestando quelli che i mafiosi indicano. Vendette criminali contro altri criminali. In che senso lei considera pericoloso il pentitismo? Perché ad un certo punto il pentitismo potrà dare dei frutti curiosi, per cui lo Stato si può anche trovare alleato di una determinata cosca contro altra o altre cosche. È lo stesso pericolo che già ravvisavo nel pentitismo delle Brigate Rosse, e che anche se ha dato dei frutti sul piano poliziesco apprezzabile, non mi pare che sia stata lasciata giusta, perché c'è libera gente che ha ammazzato e c'è dentro gente che non ha ammazzato. Allora il problema è questo: il collaboratore di giustizia è una realtà di fronte alla quale lo Stato, e per lui chi lo rappresenta, in quel caso noi, deve essere molto cinico. Si fa un bilancio. Vale la pena? Il 10 febbraio del 1986 inizia il maxi processo di Palermo. Quali sono i poteri di questa commissione? Che cosa delibera? I poteri della commissione sono il controllo della Cosa Nostra stessa. E delibera, delimita le azioni della singola famiglia per farla andare consone con le intenzioni della commissione. Quindi è un potere di controllo sulla Cosa Nostra. Sulla base delle indagini del pool di magistrati investigatori e sulla base delle dichiarazioni dei pentiti, primo fra tutti Don Masino Buscetta, vengono rinviate a giudizio 475 persone. Con la benedizione di Michele Greco, detto il Papa della Mafia. Io desidero farvi un augurio. Io vi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza. È quella che ci vogliamo anche noi. 365 condanne, 2.665 anni di carcere, 19 ergastoli. Sentenze in gran parte confermate dalla Corte di Cassazione nel 1992. Se questa volta non è finita con le solite assoluzioni per insufficienza di prove, come era accaduto prima con quasi tutti i processi di mafia, in gran parte è perché chi aveva parlato prima, con carabinieri e polizia, stava anche al processo, dopo, a confermare le accuse. Il maxi processo si è concluso con una serie di condanne definitive che Cosa Nostra e Totò Riina non vogliono accettare. I Corleonesi reagiscono ammazzando amici e nemici con una logica terrorista di tipo stragista. Bombe a Milano, Firenze e Roma.
la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio. Lo Stato reagisce con l'attività investigativa e con le leggi, come il 41 bis, il carcere duro, che isola i mafiosi, limitandone i contatti anche con i familiari. Chi la vince questa guerra? Perché ormai è di questo che si tratta, una guerra senza limiti e senza regole. I corleonesi di Totorina e di Bernardo Provenzano ammazzano senza pietà uomini, donne e bambini sulla base di un sospetto o di un istinto. Chi sarà la prossima vittima? Gaspare Mutolo è un pezzo grosso. Asparino, come lo chiamano gli amici, è un mafioso della famiglia di Partanna Mondello, di Saro Ricobono, ma soprattutto è l'autista di fiducia e il guardaspalle di Totò Riina. Verso la fine del 74 mi chiama Salvatore Zina in via del Corso dei Mille, in un garage che aveva un certo Filippo Marchese, e mi dice la cosa, dice Gaspare, dice te l'hanno comunicato che... Sì, sì, mi hanno comunicato che io sono a disposizione per qualsiasi cosa, va bene. Traffici di droga con il Medio Oriente attraverso bagagli di turisti cinesi compiacenti mai controllati. Partecipazioni modifica la legge precedente in alcuni punti. Il pentito dovrà comunque scontare un quarto della pena. La sua protezione durerà soltanto finché durerà l'effettivo stato di pericolo. Non importa se i processi sono ancora in corso. Accederà ai benefici di legge soltanto dopo che la sua collaborazione verrà ritenuta valida e inedita. Il pentito avrà 180 giorni per raccontare tutto quello che sa. L'idea in sé astrattamente ha una sua logica, però, ecco, e qui stanno i difetti, non tiene affatto conto della realtà in cui ci muoviamo. Se un pentito, e tutti i pentiti importanti sono così, vengono da decenni in cui il commettere delitti, omicidi, estorsioni, l'intrattenere rapporti di spicciola o meno spicciola o più alta corruzione o rapporti di scambio con esponenti della pubblica amministrazione costituiva il loro lavoro quotidiano. Com'è possibile credere che 40 anni di questo vissuto quotidiano possano essere ricordati e compiutamente riferiti nell'arco di 180 giorni? Altra modifica alla legge. Il pentito è obbligato a dichiarare tutti i beni in suo possesso, sia quelli di provenienza illecita che quelli di provenienza lecita. Lo Stato, in via cautelativa, sequestra tutto. Norme necessarie per ristabilire la giustizia e ridurre gli eccessi, dice qualcuno. Norme eccessive che di fatto scoraggiano la collaborazione, dice qualcun altro. Così si eliminano gli sprechi, così si toglie dalle mani dei magistrati un'arma importante. Giuste o sbagliate che siano le norme, eccessive o necessarie, negli anni successivi il numero dei collaboratori di giustizia, dei pentiti, non cresce più, ma anzi cala. Tanto che sotto il programma di protezione, dei 428 pentiti di Cosa Nostra del 1996, ne restano soltanto 237 nel 2007. Piano piano Cosa Nostra smette di parlare. Se i mafiosi pensano di appartenere ad una struttura che sta perdendo, allora le collaborazioni si moltiplicano. Se pensano di appartenere ad una struttura che, sebbene loro stiano in carcere, può tutelarli meglio dello Stato, e allora non si pentono. Cosa Nostra parla e racconta di una quotidianità che è ancora più inquietante. Con le armi da fuoco, insomma, soltanto uno con il coltello, certo, l'era in cui, diciamo, dopo entra Salvatore Riina e sperimentano l'acido, cioè è ancora più brutto, perché
si vedono alle persone che vanno scomparendo piano piano. Ma prima ancora dell'acido si usavano, diciamo, o delle porte griglie di attivo che vuole arrostire la carne, perché il corpo umano, cioè, con il fuoco si brucia. Rimangono soltanto due cose che non si bruciano. Credo che sia la milza e un'altra cosa, il rognone, insomma. Poi Gaspare Mutolo finisce in carcere, condannato nel maxi processo, e da lì assiste a tutta quella mattanza, morti ammazzati, stragi, vendette trasversali, senza limiti e senza regole. Viene a sapere che forse verrà ammazzato anche lui quando uscirà per decorrenza a termini. Mi mette a balenare a me questo pensiero che io potessi collaborare. Però sono così. Mia moglie capisce, dice, ma scusa, ma questi poliziotti che qua, infatti viene a colloquio e mi dice, Gaspare, ma cosa stai combinando? Dice, non ti preoccupare, tu pensi che io faccio qualche cosa male per noi? Io devo fare qualche cosa, insomma, non si può continuare così. Salvatore Cancemi, invece, membro della commissione di Cosa Nostra, si pente dopo aver partecipato ad una riunione in cui Totò Riina e Leoluca Bagarella elencano una lunga fila di nomi di persone da eliminare. A Cancemi scappa detto, tra sé, ma come? Proprio tutti li dobbiamo ammazzare? Totò Riina e Leoluca Bagarella si scambiano un'occhiata senza dire niente. È solo una frazione di secondo, ma Cancemi sa che da quel momento è morto, perché ha espresso un dissenso e adesso penseranno che di lui non ci si può più fidare. Così, finita la riunione, Salvatore Cancemi va direttamente dai carabinieri a collaborare. Quello che ha mancato in noi è completamente la fiducia verso la costituzione di Cosa Nostra, che Cosa Nostra non era più una mafia dignitosa, rispettata, ma era una mafia soltanto ai tradimenti verso i propri compagni. La mafia parla, e molto. Il numero di persone che decidono di collaborare e che vengono da Cosa Nostra, dall''Ndrangheta, dalla Sacra Corona Unita, dalla Camorra e anche da altre organizzazioni, come per esempio la mafia del Brenta, arriva ad un massimo di 1240 in quegli anni. 428 vengono da Cosa Nostra. I pentiti debbono portare il riscontro, signor Presidente. I pentiti non debbono dire, oppure lei mi viene a dire a me, ma è più di uno che lo dice. Signor Presidente, ma che cos'è più di uno? Che sono tutte a braccio e che sono gestite. È la storia dei pentiti di Cosa Nostra. Questa è la mafia che parla. A me dispiace invece che coloro che dovevano capire non capivano. Perché io volevo essere fermato prima. Non volevo arrivare a fare tutto questo per essere fermato. Se lei sa quello che ho fatto io, dovrebbe fare scalpore, che l'ho fatto tutti da incensurato. Da incensurato. Io l'ultimo reato l'ho fatto da incensurato. Poi quando Pasquale Di Filippo disse che collaborato, disse chi era colui che sparava a Palermo e provincia, ecco che si è saputo di me. Per ascoltare la mafia che parla per la prima volta, bisogna andare molto indietro nel tempo, quando i pentiti non si chiamavano ancora pentiti, neanche collaboratori di giustizia, e neanche Cosa Nostra si chiamava così. Si chiamava ancora mafia, con due F, e nessuno sapeva bene che cosa fosse. Però faceva benissimo quello che fa anche oggi, controllare il territorio, immischiarsi in affari leciti e illeciti, condizionare la politica, uccidere. Per poter parlare di un vero e proprio fenomeno e la collaborazione con una sua consistenza, dobbiamo aspettare il secondo dopoguerra, quando abbiamo nel 1963 la dichiarazione di Giovanacchi all'FBI, le confessioni di Nick Gentile e poi appunto i collaboratori di giustizia di Cosa Nostra. E il primo collaboratore nel 1973 è Leonardo Vitale, che non fu creduto, fu considerato pazzo. Io mi sento mafioso pentito, però non è che sta a me dirlo. Cioè, ci sono delle persone esperte che possono dirlo con più certezza. È la sera del 30 marzo 1973. Thank you.
Negli uffici della squadra mobile di Palermo c'è un uomo che ha chiesto di parlare con il dirigente, il dottor Bruno Contrada. E poi ha continuato anche davanti al magistrato, il giudice istruttore Aldo Rizzo. Lo ascoltano tutti con grande interesse e grande sorpresa. L'uomo si chiama Leonardo Vitale ed è un mafioso. Fa parte della famiglia di Altarello di Baida, una borgata di Palermo, che è retta da suo zio Giovan Battista, detto Titta. Ora quelle della legge Cossiga del febbraio del 1980, nata per gestire i pentiti del terrorismo degli anni di piombo. E ci sono anche brutte esperienze, come quelle che riguardano la camorra napoletana, che di fronte alla decadenza della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, di fronte alla prospettiva di essere ammazzati o di finire in prigione, produce in due anni, dal 1982 al 1984, tantissimi pentiti. I primi, diciamo, collaboratori di giustizia si erano manifestati con riferimento a fatti di camorra. E purtroppo, forse anche per una mancanza di esperienza, per certi versi anche comprensibili, questi pentiti raccontarono delle cose, insomma, che non stavano in cielo né in terra. Ripeto, cito il caso Tortora perché è quello più noto mediaticamente, anche per rivolgere un rispettoso ricordo a questa vittima vera dell'ingiustizia. E poi ci sono le polemiche. Sono in molti a chiedersi perché lo Stato dovrebbe trattare con i mafiosi, perché dovrebbe concedergli sconti di pena e premi in denaro quando invece dovrebbero stare in galera per quello che hanno fatto, e perché lo Stato dovrebbe rendersi complice delle loro vendette, attaccando e arrestando quelli che i mafiosi indicano. Vendette criminali contro altri criminali. In che senso lei considera pericoloso il pentitismo? Perché ad un certo punto il pentitismo potrà dare dei frutti curiosi, per cui lo Stato si può anche trovare alleato di una determinata cosca contro altra o altre cosche. È lo stesso pericolo che già ravvisavo nel pentitismo delle Brigate Rosse, e che anche se ha dato dei frutti sul piano poliziesco apprezzabile, non mi pare che sia stata lasciata giusta, perché c'è libera gente che ha ammazzato e c'è dentro gente che non ha ammazzato. Allora il problema è questo: il collaboratore di giustizia è una realtà di fronte alla quale lo Stato, e per lui chi lo rappresenta, in quel caso noi, deve essere molto cinico. Si fa un bilancio. Vale la pena? Il 10 febbraio del 1986 inizia il maxi processo di Palermo. Quali sono i poteri di questa commissione? Per cosa delibera? I poteri della commissione sono che vengono detti da noi, o venivano detti da noi perché io non ci sono più. Commissione, capi mandamenti. Questi capi mandamenti abbracciavano tre famiglie. Avevano fra di loro tre famiglie scelto uno che andava a rappresentare nella commissione. Capo della commissione era, nel 1980, il signor Greco Michele. A Giovanni Falcone, ai magistrati del pool, agli investigatori che ne vagliano le informazioni, Tommasino Buscetta parla delle regole, della struttura, della funzione di Cosa Nostra nella società siciliana e italiana. Non si commette omicidio in Sicilia senza che la cupola, che non fui io, non sono stato io che ho inventato la parola cupola, ma sono stati i giornali. La commissione si riunisce e stabilisce quello che si farà nel futuro o quello che si farà l'indomani. Senza il permesso della commissione non si fa niente. La mafia parla e finalmente ha trovato qualcuno che l'ascolta. Tommasino non è l'unico che in quei primi anni Ottanta decide di collaborare, di pentirsi, anche se nel senso meno profondo e meno religioso del termine.
uno dei primissimi indici di riconoscimento della serietà di approccio del pentito è il fatto che gli, per così dire, voli basso. Non le manifestazioni un po' retoriche di presunto pentimento morale non hanno alcun reale significato, conoscendo la loro psicologia. Il fatto che non rinneghino il loro passato è un indice positivo di serietà della collaborazione, perché si capisce che hanno deciso di stabilire un rapporto non ingannevole con il proprio interlocutore, e poi soprattutto il fatto che volino basso, cioè che comincino a parlare di fatti commessi personalmente, indicando luoghi, circostanze, complicità riscontrabili. Salvatore Contorno, detto Totuccio, è un membro della famiglia della borgata di Palermo di Santa Maria di Gesù, un uomo di Stefano Bontade. Quando Bontade viene ammazzato dai corleonesi di Totò Riina, Totuccio Contorno sa che prima o poi toccherà a lui. E infatti si salva da un attentato nel giugno del 1981. Allora Contorno si fa avvicinare dal vicequestore Ninni Cassarà, che dirige la squadra mobile di Palermo, e quando viene arrestato chiede di poter parlare con Tommasino Buscetta. C'è ancora bisogno di una benedizione, di un permesso, di qualcosa per infrangere quelle regole che Cosa Nostra ha fissato. Ho risposto, come dire, avendo in quel istante la consapevolezza di essere un mafioso, perché ho detto: se lei per uomo d'onore intende una persona affiliata, quindi ritualmente affiliata, così come ho letto nei giornali, la mia risposta è no. Io non sono stato affiliato, non ho avuto nessun rito di affiliazione. Se lei per uomo d'onore mafioso intende una persona che ha vissuto in questo contesto e con il mio agire, quindi con i fatti che ho messo in essere nel mondo politico imprenditoriale e non, ho agevolato l'organizzazione mafiosa e quindi sono stato parte della famiglia mafiosa di Villabate, devo dire sì. E lì, in quell'istante, mi sono reso conto di essere un mafioso. È un mafioso, Francesco Campanella, e come tale esegue gli ordini della mafia, anche più particolari, come nel 2001, quando si fa dare da un funzionario del comune di Villabate un documento di identità, che eventualmente dovrà essere usato da un latitante che deve andare a farsi curare all'estero, in Francia, perché è malato quel latitante, ma soprattutto è Bernardo Provenzano, che allora è il capo di Cosa Nostra e non può certo muoversi liberamente. Poi un giorno arriva la legge e Francesco viene arrestato. In quel momento c'è stato uno strappo, mi sono reso conto che stava crollando tutto e quindi hai il tempo per pensare e capisci che veramente hai fatto le cose drammatiche, che hai bruciato la tua vita, che non c'è nulla di positivo che potrà avvenire in futuro. E quindi comincia un periodo, un percorso interiore che va da gennaio a settembre, non è un giorno, sono 9 mesi. E ti assicuro che 9 mesi non passano mai, perché ogni minuto è pesantissimo, perché tu ogni minuto rivivi tutto quello che hai fatto in 25, in 30 anni della tua vita. La mafia parla, Cosa Nostra parla, racconta la quotidianità del delitto e della corruzione, i suoi rapporti con la società e con la politica. Però i pentiti, Cosa Nostra che parla, raccontano anche un'altra cosa. Raccontano le meschinità del sistema e dei suoi personaggi. Raccontano di un onore che c'è soltanto nei riti di iniziazione, di uomini d'onore che in realtà sono uomini del disonore, come li definisce il pentito Antonino Calderone. Esaltano una storia di amicizia, di lealtà, di valore e di virtù. E poi invece raccontano una storia fatta di sospetti e di tradimenti, di odi e di paure. I pentiti raccontano i boss e parlano delle loro manie, dei loro tic e dei loro vizi. È difficile, dopo tutto quello che hai fatto, tu parlare di te, cioè... Io posso dire oggi sono in grazia di Dio, perché poi qualcuno può dire tutti quelli che sono morti, i genitori, via dicendo. Però se noi non togliamo queste persone che fanno queste cose, si fa più fatica. Cioè, se io non facevo questa scelta qui, io ho 2 figli. Francesco Campanella, per esempio, è un ragazzo di 17 anni che vuole fare politica. È intelligente, brillante, ambizioso. Vuole fare carriera, vuole diventare qualcuno e allora si iscrive ai giovani della DC, che in quegli anni, siamo all'inizio degli anni 90, ma più o meno da sempre, a Villabate, che è il paese di Francesco, sono il partito di maggioranza.
Però a Villa Abate e anche nella famiglia Campanella c'è anche qualcos'altro. La mia famiglia, la mia personale famiglia è una famiglia onesta, mio papà, mia mamma, anche i miei nonni, sia materni che paterni, erano abbastanza, come dire, lontani da questo ambiente, seppur poi, come in un paese ci si conosce tutti, si è imparentati, avevamo comunque vicinanze con persone che erano molto vicine ad ambienti mafiosi. Fa carriera in fretta, Francesco Campanella. Entra nella corrente dell'allora ministro Calogero Mannino. Totò Cuffaro lo nomina responsabile della DC giovanile di Villa Abate. Ci sono le elezioni comunali e Francesco Campanella si candida in una lista civica collegata al suo partito. Ricordo che venne mio cugino Francesco Cottone, figlio di uno degli avvocati Cottone, e mi disse, ma tu hai chiesto il permesso per candidarti? E io rimasi anche lì stranito, erano le prime esperienze, ho detto ma il permesso è che io sono il segretario del Movimento Giovanile, mi spetta il diritto ad andare in lista, mi voglio candidare, vado in lista. No, dice, tu hai chiesto il permesso alla mafia. Francesco Campanella chiede permesso alla mafia e lo ottiene facilmente. I suoi zii mafiosi sono pezzi grossi, la sua famiglia ha legame con il Greco, Michele Greco, il papa di Cosa Nostra. Francesco fa carriera, diventa presidente del consiglio comunale, dove siedono anche altri come lui, che hanno chiesto il permesso alla mafia e che adesso in cambio fanno favori, stanziano soldi, firmano delibere, che sono quelle che vuole Cosa Nostra, nell'interesse di Cosa Nostra e non nell'interesse dei cittadini. Io sono diventato mafioso senza accorgermene e credo che in Sicilia sono tantissime le persone che diventano mafiose senza accorgersene. Perché è un susseguirsi di eventi così veloce, soprattutto nell'ambito della politica e dell'imprenditoria, che nel giro di pochi anni tu ti svegli e sei un mafioso. E non lo sai. Sai quando io ho avuto la percezione di essere diventato un mafioso? Quando una volta deciso di collaborare mi sono seduto davanti ai magistrati e il dottor Pignatone mi fece la prima domanda e mi disse ma lei è un uomo d'onore? Ed è lì che io ebbi una titubanza a rispondere, aspettai un paio di minuti e dissi, e ho risposto, avendo in quel istante la consapevolezza di essere un mafioso, perché ho detto, se lei per uomo d'onore intende una persona...